Adesso buongiorno, guardatemi. Sono appena sveglia, adesso mi faccio la colazione, faccio vedere oggi quello che mangio. Metto il caffè. Questo è decaffeinato. Adesso abbiamo che lo metto iniziato con questi, però sono anche questi che sono fiorentini. Però ho iniziato con questi, oggi mangio questi. Questi sono ancora finiti. No, non riesco a farvi vedere. Ne metto 30 grammi. Sono 30 grammi. Sì. Aspetta. No. 30 gradi. Non so se si vede. Adesso faccio 200 ml di latte. Lo metto nella pentola, lo faccio scaldare un po' perché è ghiacciato. Sentite il caffè che viene su. Adesso spengo e li metto dentro così si smollano un po'. Intanto che si scaldi il latte un pochettino. Guarda qua. Adesso metto il latte. Adesso metto il latte e questa è la mia colazione. Sembra grande, ma guardate, non è chissà. Adesso mi mangio la colazione e ci vediamo per il pranzo. Ciao amici. Oggi ho lavato l'insalata e allora
solito mangio la pasta con dentro due zucchine cotte nell'acqua con la pasta, però oggi, avendo l'insalata fresca che l'ho lavata, mi mangerò l'insalata più 80 grammi di pasta. Ho messo sull'acqua e adesso pesiamo la pasta. Oggi qua è una giornata brutta, cioè piove, e adesso pesiamo. Vedete, ho messo il piatto, metto lì 80 grammi di pasta. Ecco, 82 grammi, 80, vedete? Adesso condisco, allora, ci metto un po' di coso, di sale. Un cucchiaio d'olio, lo teniamo fuori per e metto l'aceto, tutto questo di aceto. Ok, così. Adesso mesco. Questa è pronta. Adesso bolle la pasta, la mettiamo dentro e la facciamo cuocere quanto basta. Siamo lì, ci vediamo dopo. Adesso bollo la pasta. Adesso mi metto un cucchiaio di parmigiano. Dopo metto l'olio. Ci vediamo. Questo è il mio pranzo. Pasta e insalata. Oggi per merenda mangio questo. Lo yogurt greco Fetch Total. È buono. Non è tanto gerpo, non so come si dice, acido. E quindi o mangio questo a merenda o mangio un frutto, la pera ho preso. Ho appena acceso il fuoco perché col tempo che c'è fuori, che piove, è tanto umido.
Quindi, a dopo, per la cena. Ciao amici, allora questa sera per la cena mangerò due uova, una melanzana e le patate che prendono il posto del pane che preferisco. Nella dieta c'è che posso mettere 200-250 grammi di patate a crudo. E adesso comincerò a preparare. Prima preparo riduccio le patate perché le devo far cuocere. Un cuoci cuoci. Ci vediamo dopo. Adesso le taglio a dadini. Metto a bollire con un goccio di sale. Preferisco fare le patate perché se ho fame le faccio, se non tengo tanta fame non le faccio. Invece avendo il pane, no, ne mangio di più, nel senso, invece le patate, sì, le faccio giusto quello che pesano. E mangio quelle. Adesso le metto a bollire. Adesso taglio la melanzana. Toglio via questo. Taglio a dadini. La metto nella pentola così, senza olio né niente, ci metto solo un po' di sale e dopo metterò l'olio crudo. Un po' di aromi. Qui ci metto le due uova a bollire.
e ci vediamo dopo. Ecco, vedete, ho messo su, e si stanno cuocendo anche le patate, e qui ci sono le uova. Adesso qui ci metto un po' di aglio, così speriamo che sappiano di qualcosa, perché poi l'aglio fa bene e non potendo soffriggere faccio così. Sento su questo qui o al minimo, e qui sta andando bene. Ci vediamo dopo. Adesso ci metto, ho voluto mio padre le uova, io ho preso lo sgombro che a lui non gli andava, ecco così. E questo è il mio, mia cena. E vi ringrazio tutti. Vedete come mi avete criticato perché ho usato un filtro. Adesso vedete com'è la mia pelle. Io volevo che voi mi diceste che creme usate voi. Bon. Dopo vi metto anche la dieta alla fine, così vedete che non sgarro. Ciao amici, ciao, grazie.